Comunque, prima di partire, una canzone dedicata a tutte le madri del mondo. Ok? Salia, mamma, salia. Questa è l'ultima serata ufficiale di questo nostro gruppo e rientra in un progetto di rete che è l'arte della comunicazione insegnando si impara, imparando si insegna. L'Associazione Medica Nadir ha sviluppato l'azione 5 Salute e Informazione e si è formato un gruppetto di lavoro che sta lavorando da 6 novembre 2007. L'azione 5 è suddivisa in due parti. Una prima parte praticamente è stata un gruppo aperto, l'abbiamo chiamata laboratorio esperienziale, era un modo per conoscerci, per vedere se effettivamente eravamo in grado di comunicare, di scambiarci le nostre esperienze, mentre la seconda parte del progetto è caratterizzata da 8 incontri. Voleva essere un gruppo chiuso, in realtà non è stato un gruppo chiuso, è stato ancora un gruppo aperto, però con delle fondamenta un pochettino più robuste, in quanto ci conoscevamo già e tante problematiche erano superate. E il secondo gruppo voleva essere più vicino a un discorso di formazione, per permettere poi ai partecipanti al gruppo di promuovere a loro volta gruppi similari o comunque che potessero partire da questa nostra esperienza. La fantasia che chiaramente si è sviluppata all'interno del gruppo è quella di poter proseguire magari a Bologna, perché ecco, una delle difficoltà che sicuramente si è evidenziata è sicuramente stata il fatto che, essendo a Zola Predosa, quindi lontani dalla città, era difficile anche raggiungerlo, quindi moltissime persone che magari avrebbero voluto partecipare non sono venute per questioni di mobilità. Quindi qualche difficoltà l'abbiamo avuto, tant'è vero che abbiamo trasferito due o tre gruppi, non mi ricordo, tre gruppi a Bologna, in casa nostra. Quattro gruppi in casa nostra, proprio perché c'erano delle difficoltà oggettive di spostamento. Da dove siamo partiti? Dove siamo arrivati? Da dove siamo partiti? Siamo partiti dalla conoscenza reciproca. Siamo partiti dal verificare se effettivamente avevamo delle cose da dirci. In che modo riuscivamo a dircele? Perché non avevamo la certezza di essere in grado di comunicare alla pari, come si dice. Il gruppo è sempre stato impostato sull'onda del non vi è una cultura dominante, ma vi sono varie culture che si incontrano. Questo direi che su questo non ci sono dubbi, insomma, non c'è mai stato la cultura dominante. Vabbè, abbiamo parlato prevalentemente in italiano, qualche volta, una volta in francese, ma vabbè, ci abbiamo provato 10 minuti. Eh,
la cosa alla quale noi tenevamo particolarmente era proprio che le problematiche di chi è nel ruolo del migrante, le problematiche di chi vive il ruolo del nativo potessero in qualche modo emergere e che potessero in qualche modo incontrarsi fino addirittura a scontrarsi. Qua da noi lo scontro veramente non c'è stato, che ci abbiamo anche provato di creare dei conflitti, ma effettivamente qui di conflitti non ne sono mica usciti tanti, anzi forse non ne è uscito proprio nessuno. Forse il conflitto l'unico appena accennato è stato l'ultimo incontro del primo gruppo. Diciamo che è un gruppo nato e cresciuto, sicuramente un gruppo scelto, di persone scelte, persone già a conoscenza di determinate problematiche, determinati problemi e sicuramente molto sensibili a questi problemi. E, come diceva Luisa, la prima parte, i primi 5 incontri sono stati un gruppo aperto e c'è stato molto confronto da un certo punto di vista, c'era voglia di fare gruppo, voglia di amalgamarsi, a volte abbiamo sfiorato anche l'eccessivo volersi troppo bene, tanto che, come dicevo all'inizio, nell'ultimo incontro invece stavano iniziando ad emergere alcune problematiche, un po' di aggressività da parte dei componenti del gruppo, un gruppo sul finire, quindi spesso e volentieri la fine permette di poter esprimere alcuni giudizi, di poter esprimere un po' di aggressività, perché tanto poi dopo non ci si incontra più, no? È un ultimo gruppo che rende le cose un pochino più semplici, io dico le mie cose e me ne vado e le lascio al gruppo. Il gruppo queste cose le ha prese, le ha custodite e le ha fatte proprie nella ripresa del lavoro, negli 8 incontri successivi, come diceva Luisa, più a carattere formativo, e dove un gruppo è cresciuto tanto che, come qualcuno riferiva, è nato molto più da un punto di vista più formale, mentre oggi abbiamo visto all'inizio, insomma, si rideva, si scherzava, insomma, il gruppo è nato. Il gruppo c'è, il gruppo ha lavorato più o meno seriamente, sottolineo il più o meno seriamente perché spesso e volentieri molte cose importanti si fanno anche giocando, scherzando, le cose poter ironizzare. E quando un gruppo riesce ad ironizzare sulle proprie cose e su aspetti anche importanti, perché abbiamo toccato problematiche molto importanti, vuol dire che il gruppo c'è, il gruppo è maturo, il gruppo può permettersi di fare questo. Si può scherzare sulle cose, possiamo scherzare e ironizzare anche su noi stessi. Quindi io direi che il primo obiettivo, cioè quello di formare il gruppo, è un qualcosa di ampiamente comprovato da determinati atteggiamenti e movimenti del gruppo. La formazione è stata improntata fondamentalmente sulla creazione di un, mi viene da dire, dovevano essere delle schede riepilogative, poi man mano crescendo il gruppo ha preso più una forma di pubblicazione che ha toccato un po' le tematiche di questi 8 ultimi incontri. Sono state ampliate ed è questo quello che è nato. Faccio vedere anche a chi di dovere. È nata una sorta di pubblicazione, affrontando l'aspetto medico, l'aspetto dell'immigrazione, l'aspetto della conoscenza, l'aspetto dell'ignoranza, dei pregiudizi, del mettere in comunione alcune cose, alcuni pensieri, partendo dal presupposto che abbiamo cercato di provare a dare una definizione comune al termine immigrazione e non tanto al termine immigrazione ma ad alcune caratteristiche, e ci siamo resi conto che non esiste un'unica definizione condivisa, ma diverse definizioni condivisibili, e quindi già il poter condividere alcune cose ci permette di aprirci agli altri ed ampliare la nostra conoscenza senza alcuni pregiudizi. Passerei la parola a Tafà, in qualità di tutor del
di questo progetto. Credo che già quelli che sono molto più informati di me e preparati hanno già detto tutto. Vorrei solamente dire che abbiamo provato di formare un gruppo e di essere un gruppo. Abbiamo provato di farci delle domande. Abbiamo anche provato di darci delle risposte. È vero che non abbiamo fatto il massimo, ma quello che siamo in grado di fare, le cose più basilari, le abbiamo affrontate. E credo che oggi come oggi siamo in grado di dire che appena ci conosciamo, ma ci conosciamo per molto anche, perché abbiamo cercato insieme, discusso e abbiamo anche provato di conoscerci. E questo è già un gran bel cosa, perché riunire tantissime persone di tantissime nazionalità e parlare di immigrazione e provare di dare a quella parola una definizione è già una grandissima cosa. La definizione, le definizioni, devo dire, perché ne abbiamo date tantissime, e date alla parola immigrazione e integrazione sono stati tantissime, credo. La definizione giusta non la sappiamo finora. Può darsi che sarebbe piaciuto a ognuno dare una definizione alla parola integrazione e immigrazione. Se vogliamo dire, partendo solamente di una piccola cosa, da Modena a Bologna ci vieni, sei già un immigrato. Allora, integrarsi, se uno qui da fuori entra, si siede e vuole già, come stiamo, partecipare al nostro gruppo, si parlerà già che si dirà che ha già integrato il gruppo o sta integrando il gruppo. Quindi sono tantissime piccole cose che stiamo dicendo e quindi abbiamo provato di crescere insieme. Ma credo che la cosa più importante è che abbiamo cercato di vedere come possiamo fare per migliorarsi. Perché io credo che chi parla di integrazione e di immigrazione sta già cercando il miglioramento di questi due punti, dove si possono incontrare e come si devono incontrare. Credo quindi che la parola che io, come si chiama, userei molto e che abbiamo cercato di migliorare, non conoscendoci, ma andando verso una sola direzione. E quindi è una cosa già positiva. Noi siamo dalla parte dei docenti, tra virgolette, che è una parola che fa un po' ridere, però diciamo dei conduttori, noi tre, no? Io mi sono ritrovata, frequentando questo gruppetto, a percepirmi un'immigrata sulla mia stessa terra di origine, perché mi sono resa conto che il concetto di immigrazione non è tanto lo spostamento fisico, ma è una questione mentale. Ossia, se tu non ti senti affermato in un contesto sociale per una serie di motivazioni, perché comunque magari è un sistema sociale che ti coarta, che ti asfissia, che ti chiude.
ancora adesso c'è il rifiuto dello straniero che viene a vivere nel nostro paese, viene vissuto, almeno da quello che si percepisce, viene vissuto come l'esterno che viene in qualche modo a rompere le uova nel paniere nel nostro paese. Dalla maggior parte della gente c'è molto razzismo, questo l'abbiamo evidenziato, è venuto fuori dal gruppo. Indipendentemente dal luogo di nascita, uno può essere immigrato oppure no, al di là del fatto che comunque siamo tutti degli immigrati. Dico una cosa importante, che siamo partiti da una cosa ideale, che è la libertà di esprimere. Siamo arrivati con questo gruppo ad esprimere le nostre opinioni senza complesso, senza problemi, che è una cosa importante che non si faceva da molto tempo, anche nelle nostre case, per dire. Poi con questo gruppo siamo riusciti a conoscere altre persone, altre culture e sentirsi che siamo accettati, che è la cosa importante, che stiamo cercando dall'inizio. Poi attraverso questo gruppo siamo riusciti a fare una cosa importante, un'altra, che siamo riusciti a dialogare, a parlare, che prima non si parla, non si conosce, prima si, diciamo, se non conosci una persona avrai sempre paura di lui sicuramente. È quello che succede per la maggior parte degli italiani che sono qua. Io secondo me la cosa più importante è che siamo riusciti a parlare, a sentire l'opinione delle altre, a esprimerlo con molta tranquillità. Io dalla mia parte ero molto contento di dividere la mia diversità, della mia cultura con altre culture. Che mi ha fatto, diciamo, mi ha dato la mano a senso di crescere e di capire che ci sono altre gente, magari ti danno la mano di fare andare avanti questo paese, diciamo, di essere integrato il meglio possibile. মিলন হবে কত দিনে আমার মনের মানুষের শানে আমার মনের মানুষের শানে. Devo dire che da come sono arrivata a conoscenza di questo gruppo la prima volta ho sempre cercato di partecipare perché l'ho trovato molto interessante, anche avendo iniziato non sapendo assolutamente di quello di cui si stava parlando, nel senso che è stato un po' uno scherzo venire per dire vedo, capisco che cosa tratta, è una cosa formativa, è una cosa per dialogare, è un gruppo. Poi piano piano devo dire che mentre i primi gruppi, cioè il gruppo aperto, mi era sembrato più un punto di sfogo di tutte le persone che erano qua per poter venire e parlare e dire la loro, poi la seconda parte del gruppo, forse perché era più ridotto e forse perché ci si conosceva un po' di più, è stato più alla ricerca del conoscere l'altro aspetto, cioè più che dire quello che vuoi dire tu, ascoltare quello che ti dicono gli altri. Soprattutto quando c'è stato casualmente che c'erano più immigrati che nativi. Allora, per quanto riguarda me, io sono stata molto contenta e curiosa di ascoltare, più che parlare io, di ascoltare le altre esperienze, di imparare cose nuove anche di altre culture, anzi, se fosse durato di più sarebbe stato ancora più interessante toccare anche altri problemi, quali magari la società, perché per ora abbiamo parlato della nostra società in Italia, e mi piacerebbe conoscere anche altri aspetti delle altre società. E sicuramente mi piacerebbe anche proseguire nel gruppo formativo proprio per avere degli elementi in più per poter continuare il lavoro. Anch'io sono d'accordo sul fatto che forse eravamo molto sensibili tutti al problema, per cui non c'è stato lo scontro tra di noi, perché tutti condividevamo comunque una stessa idea, uno stesso ideale.
forse se ci fossero stati più, ecco, la volta che era venuto, aveva partecipato il professore, c'è stato un pochino più di scontro, ma forse perché era l'elemento esterno che portava comunque altre opinioni, altre cose. Però è chiaro che fare venire a partecipare al gruppo persone che condividono meno il problema, che potrebbe essere invece l'elemento per poter parlare su cose di scontro, su particolari, su problematiche, è già più difficile, quindi poi dovrebbe essere ancora più aperto. Comunque, insomma, il commento è sicuramente positivo, nella speranza di riuscire a fare poi qualcosa in più ancora. Uno dei forti limiti che io sento da questo gruppo è il fatto che è stato troppo breve. Troppo breve, non ci siamo appena conosciuti, ci vuole più tempo per cementare un gruppo, proprio per avere la forza come gruppo e la capacità di arrivare alla parte anche teorica, no? Come si forma un gruppo, come si porta avanti, che non ci siamo riusciti per una questione di tempo, e poi per avere anche un'altra capacità di poter appunto invitare degli esterni, affrontare come gruppo omogeneo, che comunque si conosce, che ha già un substrato, poter affrontare anche eventualmente dei conflitti, per metterci anche alla prova come persone. Questo è una cosa che manca e che spero che si svilupperà, che potremo avere la forza di andare avanti per poter imparare sempre cose in più, perché imparare poi cose in più, adesso al di là delle culture, ma anche del modo di porgersi di fronte a determinate situazioni, le più disparate, credo che ci possa fare benissimo. Avete visto tutti voi come abbiamo dovuto correggere un po' tutti insieme il tiro, nel senso che abbiamo navigato a vista, nel senso che avevamo preparato sulla nostra cartina la mappa da seguire in un certo modo, però poi una serie di problematiche, fondamentalmente l'inizio di questa seconda parte, ci hanno portato a navigare un po' a vista, nel senso che l'idea era quella di rendere di fare un vero e proprio corso di formazione, quindi introdurre anche aspetti teorici ma anche aspetti pratici, perché avevamo pensato anche a delle simulate, a dei role playing per improvvisare per alcune possibili situazioni da gestire. Sappiamo com'è andata, non è andata così, e sicuramente è rimasto tutto più sul personale. Quindi da un certo punto di vista, forse pecco di presunzione, ma io parlo più che altro per me stesso, mi sento più cresciuto come persona che non da un punto di vista teorico, pratico. Abbiamo deciso poi insieme, perché non abbiamo deciso noi tre, è venuto così. Quando si naviga al di là della rotta che abbiamo, si naviga col vento che abbiamo, no? E quindi così è andata. È prevalso l'aspetto umano, che forse è quella parte che non riesce a prevalere a livello istituzionale, e che quindi crea quel disagio. Perché quando ci si raffronta alla burocrazia, alle istituzioni, a tutte le situazioni schematizzate, bypassando l'aspetto umano, allora si creano le differenze, perché erede del Marocco, è nato in Marocco, è vissuto in Marocco fino a, non so, 20 anni, non so dire quanto, fino a 24, e quindi è messo in quella casella lì di chi viene dal Nord Africa. Wally è nato in Senegal ed è stato anche lui per un tot di anni nella casella del Senegal. Noi siamo andati, ma sempre quando si fa prevalere l'aspetto umano, cioè noi proprio delle caselle ce ne siamo assolutamente sbattuti, cioè nel senso che noi potevamo essere nati tutti dalla stessa parte, e secondo me è quello che manca, per quello che conosco io, alle situazioni che vogliono occuparsi di diversità. Ecco, cioè ci siamo praticamente trovati tutti, ed è questa la cosa più bella, dei diversi dentro la stessa barca. Questa è una cosa bella. Ma come ci si fa ad occupare di diversità se non siamo diversi, scusami?
ma noi eravamo partite da un presupposto, sbagliato. Allora, noi tre siamo i docenti, sempre usando questa parola facendo un po' ridere, noi tre siamo i docenti, quindi noi vi insegniamo la tecnica per portare avanti un gruppo e perché così dopo poi voi sarete i docenti a vostra volta. Invece, la cosa che a me è piaciuta è che il nostro essere i docenti è diventato essere parte del gruppo, e questa è la cosa bella, perché vuol dire che non è esistito nessuno che abbia tirato le fila, sono esistite delle persone che hanno avuto voglia di condividere, che mi pare abbiano ancora voglia di condividere, tutta una serie di idee giuste, sbagliate, non importa, però di condividere, perché quello che manca al nostro contesto sociale è la voglia, come diceva prima Red, la voglia e la capacità di comunicare, di condividere, magari anche di discutere, ma va benissimo. E quello che è venuto fuori da sto gruppo è venuto, secondo me, anche lo stesso dalla dispensa, che non è venuto quella roba tecnica che pensavamo all'inizio, è venuto proprio fuori il desiderio e il bisogno, secondo me, di rapportarci in maniera umana, quale noi siamo, visto che siamo tutti esseri umani, fino a prova contraria. Non so se ti fa piacere sentirtelo dire, ma io onestamente non vi ho mai vissuto come docenti, quindi non so se... Io ovviamente mi sono approcciata a questo gruppo perché credo che la nostra società sia interculturale, da qui non possiamo scappare, con tutti i pregi che io vedo in questa cosa, proprio che sono dovute allo scambio, alla conoscenza delle diverse culture. Io credevo di essere una privilegiata, cioè proprio perché mi ero avvicinata a questo gruppo, dicevo io sono fra virgolette un'eletta, cioè vedo che c'è un problema e ho la capacità di dire provo ad affrontarlo insieme ad altre persone che lo sentono loro. Invece poi mi sono resa conto che non ero poi così eletta, anzi credo che questo gruppo mi abbia dato la possibilità, soprattutto scambiando idee sia con i nativi ma poi soprattutto con le persone straniere, non del mio paese, di capire che tante volte ho sottovalutato delle loro problematiche. E le ho sottovalutate soprattutto nella mia vita di tutti i giorni, che soprattutto nella vita lavorativa, perché poi è dove ho i contatti con le persone di altri paesi. E allora ovviamente senza avere la presunzione di poter essere arrivata alla perfezione, perché tanto non è di questo mondo e credo che non... Sarebbe anche brutto arrivarci, onestamente, perché non si avrebbe più margine del cosiddetto miglioramento di cui parlava poi Tafà. Sicuramente quando mi si presenta una certa situazione, mi ha aiutato a mettermi nei panni dell'altro. Spero di poterlo mettere in pratica tutti i giorni. Ciao a tutti, io sono Romana. Purtroppo ho potuto presenziare pochissime volte. Però sono arrivata attraverso una del vostro gruppo che ha frequentato, e quello che mi ha fatto piacere essere qua è perché mi ha dato la possibilità di ampliare, come diceva Silvia, appunto, una visione, anche se per poco tempo, una visione diversa da quella che poteva essere stata fino a quel momento la mia, sebbene io conosca delle persone che vengono da altri continenti per motivi di lavoro oppure anche solo per amicizia. Però queste persone, ho notato, che si conoscono sporadicamente, non affrontano mai il problema in sé, cioè cercano di integrarsi forzatamente nel posto di lavoro, nella crescita, nel business, per assomigliare molto alle persone e le situazioni della nazione in cui vanno a vivere. Difficilmente, per esempio, stavo pensando proprio prima mentre parlavate, molte delle persone che conosco che vengono dall'Africa, che vengono dall'Est, che vengono dal Nord Europa, verrebbero qua a parlarne. È proprio una sensazione che ho netta per non mettere in piazza ciò che pensano, per delle volte paura anche di esprimere ciò che vedono.
Quindi la difficoltà non è solo di chi, secondo me, come diceva Silvia, non pensa come noi, cioè magari è un po' razzista oppure ha altri pensieri sconnessi nella mente, ma anche della persona stessa che purtroppo si adegua, si pianta e non cerca invece di aprirsi e raccontandosi e facendo in modo che anche proprio le persone che ha vicino si sentano parimenti, uguali. Quello che mi dispiace tanto, oltre tutte le qualità di questo gruppo, è che è finito. Speriamo che invece continui e si possa perlomeno mettere sul piano altri aspetti che non abbiamo toccato, o perlomeno che io non ho potuto ascoltare. Prima abbiamo parlato di tante cose, che come siamo riusciti a creare questo clima, e che noi, a dire la verità, abbiamo cominciato a crescere dal momento in cui abbiamo superato la timidezza che avevamo. Comunque, se vi ricordate bene, quando scriveva Lilly, che ognuno diceva qualcosa, è perché c'era qualcosa che si spingeva a parlare, perché se ognuno aveva il microfono in mano, stava lì a pensare come sto facendo ora, ma invece se uno è alla lavagna e comincia a scrivere e ognuno dice quello che viene, non abbiamo cancellato nessuna parola l'altro giorno, che anche se non ha senso scrivevamo. E questa cosa anche ti apriva la mente. Avevamo creato quasi un vocabolario, non solo. E sì, uno. Secondo è che ci siamo fatti due domande molto importanti. Come integrarsi e come integrare. Era quella cosa che ci ha spinto. E io credo che anche questo gruppo aveva voglia di emergere, diciamo. Perché dovunque vai si dicono le stesse cose, ma in sordine. In sordine. Si dice così? Sordine. Con l'accento splay. E quindi è da lì, perché quelle che dicevano due, tre persone, qui eravamo in 7, 9, lo dicevamo ad alta voce, senza avere paura, senza pensare che l'altro ok, tutte queste cose. E che abbiamo anche pensato che da qui dobbiamo uscire superando, come si chiama, i pregiudizi, perché abbiamo voluto arrivarci. Bisogna dire che ci siamo incontrati pochissime volte e non ci sono tutti i mezzi. Immaginiamo se riusciremo a incontrarci di più, a parlarne di più, a leggere di più, a discutere di più, che anche lì cresceremo, non velocemente, che non mi piace, ma ampiamente. Quindi questa cosa, se abbiamo anche la possibilità di organizzarla ancora, sarebbe una bella cosa. E coloro che si sentiranno sempre come noi, perché siamo semplici, è per questo che ci incontriamo, perché abbiamo voglia di trovare una delle soluzioni, almeno che esistono. Cercando, può darsi che si troverà qualcosa. Sono arrivato a frequentare questo gruppo poco convinto, pochissimo convinto del risultato finale. Poi piano piano, andando avanti, ho capito una cosa, che come dicevi prima, che
ha prevalso l'aspetto umano. Sembrava per me proprio l'aspetto sbagliato partire da questo punto di vista. Poi, andando avanti, ogni settimana, riflettendoci molto, sono arrivato a questa conclusione che probabilmente l'aspetto umano è il nodo per lavorare sull'integrazione, che non piace a me l'integrazione. Una parola che non ha un gran senso. Integrare, se vuol dire mettere dentro una cosa già stabilita, un'altra cosa che non... che è considerato che non va bene, io penso che integrazione non sia una buona cosa. Invece la multiculturalità è forse la parola giusta, il nodo, l'altro nodo assieme all'umanità permetterà sicuramente di vedere il mondo in altro, con altri occhi. L'immigrato, perché è un tema proprio difficile, ce ne sono troppi attraverso il mondo, vanno dappertutto gli esseri umani, dappertutto, ma anche in Africa, dove sono considerati paesi poveri, ci sono gli italiani, gli americani, tanti di queste cose qua. Allora, integrare la multiculturalità sarebbe a dire accettare tutte le culture, ma per poterle accettare bisogna conoscerli. Per conoscerli bisogna passare attraverso un gruppo di questo genere per capire che cosa può significare l'altro. L'altro chi è? Quello che abbiamo davanti a noi, quello che ha la sua cultura, i suoi sentimenti, la sua educazione, molto differente di quella che abbiamo noi. Quindi un po' d'empatia a volte ci vuole per imparare, non conoscere l'altro, ma semplicemente cominciare ad imparare a vederlo in un altro modo. Io credo che un gruppo di questo genere va moltiplicato per mille, diffonderlo dappertutto e continuare, perché secondo me è la direzione giusta per arrivare alla multiculturalità, che è ancora da definire meglio. Ragionamento anche proprio dato da questo riassunto, no? Perché poi spesso e volentieri quando si fanno i riassunti ti vengono in mente altre cose. Secondo me il fatto del gruppo eletto, cioè della stessa barca, come dicevi tu, tanto per riprendere un po' tutto, è nato dal fatto che probabilmente noi stessi singolarmente avevamo già pochi pregiudizi. Cioè, una volta tolto noi il pregiudizio sul fatto dell'integrazione di tutta questa cosa qua, ci ha portato a volere capire e a condividere lo scopo per cui è nato il gruppo, di cercare di far togliere agli altri i pregiudizi, cioè alla società poi in realtà. E il fatto di avere portato, e forse questa era la chiave della buona riuscita, di avere portato il tutto sul personale, ha permesso di parlare liberamente senza dover essere chiusi, guardare, ascoltare, tarare il discorso. E questo può essere positivo, nel senso che può essere forse la base per continuare. Stavolta siamo stati fortunati, la prossima volta potremo avere anche uno molto convinto che deve venire qua invece per cercare di, o che pensa di non avere pregiudizi ma in realtà ne ha molti, oppure che viene per demolire l'idea altrui, quindi lì poi magari c'è lo scontro e forse è anche più istruttivo per il gruppo. Però direi che da qua forse si può continuare a lavorare più sul tecnico e sulle simulazioni, che mi incuriosiva molto l'aspetto della simulazione per vedere come uno si rapporta.
Come diceva Wally, no? L'alleanza, il nodo per arrivare alla multiculturalità e per arrivare a una società competente è proprio quello di passare attraverso la parte umana. Perché per chi aveva qualche dubbio a questo riguardo, cioè che fossimo tutti esseri umani e quindi con le stesse identiche problematiche, con gli stessi pensieri, con gli stessi progetti, con gli stessi sogni, eccetera, ne abbiamo avuto la conferma. Il fatto che il nodo davvero da sciogliere sia quello di fare prevalere l'aspetto umano e non certamente quello tecnico, quello organizzato, quello è una cosa che a me prende molto, perché ci rendiamo conto di quanto, questo anche quando lavoravamo solo con i pazienti, no? Quando lavoravamo con i pazienti che si sentivano diversi, il rendersi conto che la diversità è una qualità da condividere e che l'incontro di diversità arricchisce e che il gruppo ti dà la forza, perché comunque è uno specchio, vedi l'altro e vedi anche te stesso nelle espressioni di diversità o anche nelle problematiche. Ecco, la stessa cosa è stata portata qua, pur non avendo dei pazienti, ma siamo tutti i cosiddetti normali, i cosiddetti sani, come diceva qualcuno, però abbiamo forse sottolineato il fatto che siamo degli esseri umani che hanno un grandissimo bisogno e desiderio di condividere, perché ci fa sentire meglio, perché poi se anche coloro che rifiutano gli immigrati avessero la forza, la voglia di mettersi in discussione e di affrontare in questa maniera, io credo che il problema del razzismo sparirebbe immediatamente. Finché si continua a parlare di immigrati da una parte, di nativi dall'altra, parlando di immigrazione, niente, il baratro sarà sempre più profondo, e noi questo, almeno io non lo vorrei, ecco. Per poter arrivare a fare un percorso insieme, che vuol dire creare una società, una comunità competente, in grado di mettersi in discussione e quindi di continuare a crescere, perché quando vi è l'apporto di tante culture differenti, è ovvio che la società cresce, perché insomma diventa più ricca. Il problema non è l'immigrato, il problema è l'essere umano, punto, l'essere umano che comunque quando si sente non affermato sta male. Secondo me la multiculturalità va programmata, organizzata bene e insegnata nelle scuole in un modo proprio programmatico, nel senso che se di multiculturalità si intende conoscere non l'altro ma gli altri, tutte le altre culture, bisogna che sia fatto già fin dall'inizio, attraverso un percorso scolastico anche per i ragazzi, i ragazzini, che sono le persone più affette dell'immigrazione, perché non ne sanno niente, non ne capiscono niente. Dalla TV vedono uno straniero, le sue origini, cosa fa, dove viene, cioè, capito? Io voglio dire una cosa. Un ragazzo che conosco, che abitava con me, è tornato a casa un giorno dicendo non ha vissuto 18 anni in Italia e mi ha detto non mi sento integrato, non sento che mi vogliono bene in questo paese, attraverso esperienze vissute, situazioni proprio difficili, di cui non aveva nessun appoggio, nessun modo di risolvere o di esprimere i suoi sentimenti, farsi capire e riuscire a capire l'altro perché sta così con me invece di essere come io, buono con lui. E questo giorno ho capito che c'è da lavorare molto, molto, nel senso che far conoscere l'altro non può passare attraverso questo. Piccoli convegni, feste multiculturali, queste cose qua, va proprio insegnato nelle scuole, farle capire bene a chi non le sa e così via. Forse
prendendo questa strada arriveremo a un villaggio planetario, no, dove non ci saranno più limiti frontalieri, visti per entrare in un paese, tutte queste cose qua che non fanno altro che bloccare un processo dal creatore. Il mondo diventerà un gran villaggio. Vabbè, lo predico io. Tanto che noi siamo arrivati a questo punto, noi dobbiamo lavorare d'ora in poi, magari da attirare altre gente che pensano come noi, perché secondo me, io guardo dalla mia parte, ci sono altri amici, magari vi ho parlato prima di questa iniziativa. Poi ci sono migliaia di immigrati che hanno lo stesso desiderio magari di dividere le nostre opinioni, ma basta magari trovare il modo di fare unire queste persone. Non so, anche della parte dei nativi, secondo me ci sono migliaia e migliaia, però sono le loro case. Dobbiamo fare il modo di fare uscire queste persone, di unirle, di metterle tutte insieme, di dividere queste opinioni. Io conosco delle persone che parlano sempre di queste, diciamo che non c'è problema, possiamo vivere tutti insieme, non è problema. Si manifesta anche nel nostro, diciamo, del vostro vicino di casa. Anche gli immigrati pregiudicano, è che a volte il numero può non crescere, è un caso, e farlo crescere sarà sempre un problema. Sai perché? Perché la gente va dove sentono che sono invitati da grandissimi nomi. Sì. Ti invitano un'associazione, una cosa molto molto famosa, arrivi, non ti dice neanche un quarto da quale casa abbiamo detto qui, e ci vai. E la gente, se non viene, è perché noi non siamo famosi, non siamo nessuno. Siamo solamente cittadini di serie B. Il perché, è quello che ti dico, perché hanno già il nome di chi invita. Il perché è che la gente non è che li impara a scuola o altro, ma non è che non li impara a casa. Esatto. Perché alcune cose prima della scuola bisogna impararle a casa. A casa proprio. Alla scuola elementare non ti insegnano neanche l'educazione civica. Come fai a sapere tante cose? Sì. Sì, perché ti insegnano matematica, geografia, storia, appunto. Il civismo, no? Era la prima cosa che bisogna insegnare ai bambini, e così crescono. Quello che facciamo? Bisogna solamente provare di diffondere. Di diffondere dovunque vai, con chiunque parli. Abbiamo bisogno del vostro aiuto, e il vostro aiuto sarà o sarebbe, che cosa bisogna dire? Sentirvi coinvolti. Okay.